ritrovati con la nostra informazione. Domani sera l'Alessandria Calcio si prepara a vivere una partita che vale l'accesso alla Serie B. Tifosi in trepidazione, in forte attesa per un traguardo che sarebbe davvero meritato per gli uomini di Mister Pillone. Noi abbiamo al telefono il presidente dei Grigi, Luca Di Masi. Presidente, buonasera. Katie, buonasera. Buonasera. Allora, mancano solo ormai 24 ore al fischio d'inizio di Alessandria Parma. Quali sono le sue emozioni, le sue sensazioni? È sempre più forte, più si va avanti e più ci sono emozioni forti, naturalmente. Domani mi auguro di vedere tanti tifosi grigi che prendono la macchina, il pullman o i vari mezzi e accompagnino la squadra a cercare di centrare l'obiettivo che abbiamo e che adesso si è ridotto al lumicino con l'ultima partita. Con l'ultima fatica. Senta, che partita si aspetta domani sera a Firenze? Beh, sicuramente la temperatura delle 18 non permetterà una partita tantissima, però sicuramente una buona partita tra due squadre che probabilmente hanno meritato entrambe, perché sono già arrivate entrambe seconde, noi sicuramente in maniera diversa, però certo, comunque sia, alla fine si affrontano, nonostante questi lunghissimi playoff, due seconde, e di conseguenza è assolutamente l'epilogo corretto. Senta, mercoledì sera i suoi uomini contro la Reggiana hanno dimostrato che quando c'è da lottare, da soffrire, possono diventare dei veri gladiatori. Sì, assolutamente l'atteggiamento corretto, l'atteggiamento concentrato, l'atteggiamento di squadra che si è ritrovata e si è stretta tutta insieme per cercare di raggiungere l'obiettivo nonostante il campione, come è finito il campionato. Quindi adesso siamo concentratissimi per la partita di domani, che sarà una partita tesissima, una partita molto importante esserci. Tra l'altro l'Alessandria Calcio manca da 50 anni all'appello con la Serie B, quest'anno è stata sfiorata proprio la serie più alta, quindi immaginiamo un'emozione fortissima da parte di tutta la società, ma soprattutto una sua emozione personale, perché lei anche metaforicamente è sempre il primo uomo a scendere in campo. Sì, poi tifosissimo, di conseguenza veramente domani sarà la partita dei grigi con più tensione in corpo assolutamente che possa avere. Sono contento di non scendere in campo, che farei danni probabilmente io con la tensione che ho, quindi sono contento che ci vadano dei ragazzi che sicuramente avranno una tensione molto più positiva della mia, che è in fibrillazione. Sì, assolutamente. Bene, presidente. Presidente, ovviamente come abbiamo detto l'altro giorno siamo con tutti voi, la città è con tutti voi e quindi forza Alessandria, noi ci crediamo veramente fino in fondo. Grazie mille, davvero. Forza Grigi. Forza Grigi sempre, grazie Presidente. Sempre. Grazie Katie. Buonasera. Allora, noi andiamo avanti con il telegiornale, rimaniamo a Torino perché il presidente Luca Di Masi è di Torino, però dobbiamo parlare dei fatti di Piazza San Carlo. Come ormai sapete, Erika Pioletti, la ragazza, la 38enne, è rimasta gravemente ferita proprio in quella notte di autentica follia. Purtroppo non ce l'ha fatta e la Procura di Torino ha tramutato l'inchiesta e ora si indaga per omicidio colposo. Servizio. Se verrà accertato che i fatti di Piazza San Carlo non sono stati determinati da una drammatica fatalità, allora alla fine avranno vinto loro. Che siano degli imbecilli che hanno sparato alcuni petardi o che ci sia stata una precisa volontà di alimentare il panico gridando alla bomba, niente sarà più come prima. E alla fine avranno vinto loro perché la libertà, intesa come senso di giustizia sociale, sarà minata, deturpata, vilipesa, offesa. Erika Pioletti, vittima del caos in una serata di sport, diventerà la portabandiera dell'antiterrorismo nel nostro paese. Oggi a Torino si parla di cancellare i festeggiamenti per San Giovanni che, come per tradizione, radunano migliaia di persone in Piazza Vittorio per far posto a una banda nera in segno di lutto che ai più suona come il segnale della paura. A chiederlo sono gli stessi torinesi che sulle pagine Facebook continuano a postare frasi di profondo sgomento e rabbia. Erika Pioletti aveva 38 anni in quella notte di pura follia collettiva, è stata letteralmente calpestata, tanto da riportare un infarto
infarto da schiacciamento. Era stata ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco in coma e i medici hanno fin da subito nutrito poche speranze per le conseguenze di quell'arresto cardiaco. Ieri pomeriggio la notizia del gravissimo danno cerebrale, seguita poche ore dopo da quella della morte. La procura di Torino ha tramutato l'indagine per lesioni colpose plurime, gravi e gravissime, in omicidio colposo. Il fascicolo al momento è a carico di ignoti. Sulla tragica morte della 38enne è intervenuto anche l'arcivescovo di Torino, Monsignor Nosiglia, il quale ha dichiarato che la ferita al cuore stesso della città resterà come un marchio che pesa sulla nostra coscienza di cittadini e su quanti sono stati la causa diretta o indiretta degli assurdi incidenti. Intanto i genitori di Erika hanno espresso la volontà di donare gli organi. Sarà questo il suo ultimo gesto di libertà nei confronti di un mondo sempre più ferito. E proprio a testimonianza di quanto i fatti di Torino stiano influenzando le manifestazioni pubbliche, per il concerto di domani sera che Mario Biondi terrà all'outlet di Serravalle Scrivia in apertura di moda e musica, il comandante della Polizia Municipale Ezio Bassani ha annunciato misure di sicurezza straordinarie con il posizionamento di 4 barriere antisfondamento che saranno collocate lungo la strada che conduce all'outlet. Dalle ore 19 alle 24 sarà vietata la circolazione per gli autocarri con peso a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, mentre dalle ore 14 alle 24 sarà attivo il divieto di sosta lungo la corsia B1. Misure di sicurezza anche da parte del sindaco di Serravalle Scrivia, Alberto Carbone, che ha disposto il divieto per la vendita di alcolici con gradazione superiore ai 21 gradi dalle 21 alle 24 e di qualunque bevanda in contenitori di vetro o in lattine di metallo. Nella zona dell'outlet, oltre alla Polizia Municipale, saranno presenti le altre forze dell'ordine. Domani sera, tra chi deciderà di fare shopping sino a mezzanotte e tra chi seguirà il concerto di Mario Biondi, si prevede un flusso di almeno 10.000 persone. E ora veniamo alla cronaca del suicidio del 60enne che questa mattina si è impiccato dal Ponte Meyer. Franco Capone. Si è lanciato con il cappio al collo rimanendo impiccato alla spalliera della passerella ciclopedonale del Ponte Meyer su Tanaro. La tragedia, la prima dall'inaugurazione della struttura, è avvenuta questa mattina ad Alessandria poco dopo le 7. Il disperato gesto di un uomo, RB, 60 anni, non è sfuggito però all'attenzione dei passanti che a quell'ora si recavano dal quartiere Cittadella nel centro della città. E la prima cosa che hanno fatto è chiamare i vigili del fuoco ed il 118. Ma ogni soccorso poi è risultato inutile. RB, che era nato a Vercelli e che da anni, dopo la sua separazione dalla moglie, si era trasferito al quartiere Cristo di Alessandria, è morto poco dopo, lanciandosi nel vuoto. Un gesto disperato, il rancore di una vita solitaria, senza figli, ma tanti amici che lo avevano conosciuto, rimasti increduli alla notizia del suicidio. Perché di suicidio si parla? Sostengono così Polizia Municipale e Carabinieri dopo i primi accertamenti. Un gesto annunciato dal sessantenne che prima di recarsi sul Ponte Meyer, simbolo di una città al passo con i tempi, aveva scritto quello che ha poi effettuato. I motivi sarebbero stati scritti in quel foglio. Si sa poco, ma alla base dell'insano gesto si sa che a contribuire è stata la separazione dalla consorte e soprattutto la lunga solitudine dell'uomo. La politica adesso, il consigliere Fabrizio Ricca è il nuovo segretario della Lega Nord di Torino. È stato eletto durante il congresso cittadino del Carroccio. Ricca ha accolto con entusiasmo questa nuova sfida. La Lega Nord, ha commentato, deve tornare ad essere protagonista della vita politica torinese. Il nostro obiettivo è quello di aprire nuove sedi, radicarci maggiormente sul territorio e portare avanti la parola del segretario federale Matteo Salvini. E invece per quanto riguarda le amministrative ad Alessandria, il presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale ha comunicato la conclusione del riconteggio dei voti e la conseguente formalizzazione dei due candidati ammessi al turno di ballottaggio del 25 giugno. Allora, Maria Rita Rossa ha 12.838 voti validi, Gianfranco Cutica di Revigliasco per il centrodestra invece 12.164 voti
voti validi. Il totale è cambiato di poco rispetto ai primi risultati. E ieri sera c'è stato proprio un faccia a faccia fra i due candidati al ballottaggio a Cultura e Sviluppo. E invece, sempre per quanto riguarda ieri conteggi, come sapete ci sono state molte polemiche, ma il lavoro continua ancora adesso per quanto riguarda il risultato definitivo dei candidati in lista per diventare consiglieri comunali. Ebbene, i dati ufficiali saranno divulgati nella giornata di domenica, ma ci riassume tutto De Vinci. Solo oggi possiamo dire che si è arrivati alla fine del pasticcio preferenze alle elezioni di domenica scorsa. Tutti i voti degli alessandrini sono stati riconteggiati dall'ufficio centrale elettorale, che normalmente è presidente del Tribunale di Alessandria o da un magistrato da lui incaricato. Per 4 giorni si è insediato in comune. I risultati saranno messi online nel sito del Comune di Alessandria e finalmente a quel punto si saprà chi è stato eletto e come posizionato in classifica. L'ufficio centrale elettorale ha dovuto rivedere tutte le operazioni fatte dai presidenti dei seggi ed in molti casi, almeno 2 su 3, ha dovuto riconvocarli. Alcuni consiglieri risultavano molto vicini in classifica ed in qualche modo appaiati nelle preferenze. Solo domenica quindi sapranno se sono rientrati nella categoria degli eletti o no. Nel frattempo, come avete visto nei nostri TG, ci sono diversi esponenti politici che hanno fatto esposti sui metodi poco democratici usati dai presidenti in alcune circostanze, polemiche che sicuramente continueranno ancora nei prossimi giorni. Intanto è andato in scena ieri sera il faccia a faccia tra i due candidati a sindaco di Alessandria che andranno al ballottaggio domenica 25 giugno, Maria Rita Rossa, sindaco uscente e candidata per il centro-sinistra, e Gianfranco Cuttica di Revigliasco, candidato per il centro-destra. Il numero di consensi ottenuti alla prima tornata elettorale di domenica scorsa ha posizionato entrambi intorno al 30%, con un leggero vantaggio della Rita Rossa. Ieri sera all'Associazione Cultura e Sviluppo i due candidati hanno spiegato il loro modo di vedere il futuro di Alessandria e come intenderebbero indirizzarla. Si è parlato di problemi di carattere sociale, di povertà, si è parlato naturalmente di sicurezza, di immigrazione, di ristrutturazione di strade, centro storico, sobborghi e di tutti gli altri argomenti che sono più caldi, diciamo, nella città di Alessandria. Il moderatore era Alessio Del Sarto, direttore di Alessandria News, e sono state 15 domande nel totale. Partiranno domani sera alle 21 nella chiesa parrocchiale di Paderna, nel Tortonese, i saggi di fine anno del coro per adulti del Conservatorio di Alessandria, diretti da Monica Elias. Quasi 50 i coristi che saranno accompagnati dall'Orchestra Sinfonica Junior Classica di Alessandria, in formazione di archi più 2 corni e organo. Domenica sera l'ensemble sarà nella parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di Alessandria, nell'ambito di note e voci di solidarietà a sostegno dei bambini indiani e italiani. Giovedì 22 coro e orchestra si esibiranno nella sede di Cultura e Sviluppo, mentre domenica 25 nella chiesa di Santo Stefano, sempre ad Alessandria. Tutti i saggi, che avranno scopi benefici, inizieranno alle ore 21. E continuiamo a parlare di musica con il successo a Ovada del musical L'Orto dei Sogni, scritto e diretto dal maestro ovadese Carlo Chiddemi, che questa sera visserà al Teatro Civico di Tortona. Fabrizio Mattana. Si dice che nessuno è profeta in patria, ma da quello che abbiamo visto ieri sera al giardino della scuola di musica Antonio Rebora, il maestro Carlo Chiddemi fa eccezione. Infatti il giardino era gremito per la rappresentazione del musical L'Orto dei Sogni. 80 bambini, alcuni ovadesi, altri provenienti da Gavi e da Tortona, hanno colorato la città già dalle prime ore del pomeriggio, quando chi transitava in via San Paolo veniva allietato da un allegro e gioioso vociare. Lo spettacolo, già proposto ad Ovada alcuni anni fa, ha replicato il successo ottenuto grazie ad un sapiente amalgama fra canto, orchestra e voci narranti. L'orchestra dell'associazione musicale Lavagnino di Gavi ha visto la presenza di elementi di prestigio ovadesi e non.
La voce narrante era quella di Daniela Tusa, nota attrice tortonese, nota anche al grande pubblico come interprete di alcuni film di successo, come La prima linea e Un fidanzato per mia moglie. E poi il maestro Chidemi, che ogni anno mette insieme orchestre, voci e attori e con pochissime prove riesce ad ottenere risultati strepitosi. Autore anche di altri musical, come La voce rapita, quest'anno ha voluto, a grande richiesta, riproporre L'orto dei sogni. Non raccontiamo la trama, l'abbiamo già fatto in altri servizi, ma invitiamo i nostri telespettatori a seguire lo spettacolo completo su Telecity 1, canale 111, mercoledì prossimo, 21 giugno, a partire dalle ore 19. E questa sera si replica a Tortona. La carovana dell'Orto dei Sogni si esibirà infatti questa sera al Teatro Civico. Bene, tra poco nella pagina sportiva torneremo a parlare dell'Alessandria Calcio con le ultimissime per lo scontro diretto valevole per l'accesso in Serie B tra i Grigi e il Parma, il servizio di Franco Capone, poi le previsioni del tempo, la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci.